lo sta cercando, lo stanno bussando. Allora, là secondo me dipende solo dall'Inter. A grattare la testa per Lautaro andranno e Certo. anche No, le stanno già bene. andando. Ma certo, Pare, ma già andavano, ma ogni mese vanno da Lautaro. pare il vecchio Ciolo che gli sta rompendo troppo i coglioni, dicono che lo vorrebbero. Io spero che non possano fare questa genialata che loro dicono vendiamo a 70-80 Lautaro per prendere Dybala. Spero che questa genialata non la facciano perché è inconcepibile una roba del genere. Però non lo so perché poi parliamo. Io, Anto, ti interrompo. Se sono Lautaro, non vado là. Ma non perché non voglio andare all'Atletico. Per come gioca, non vado io là. Perché sennò Bobo, è. Eh? lui è il giocatore adatto per quella squadra per come si sacrifica. Se Vabbè, devi ho prendere un capito. attaccante, Sì, ma però io non scusami, andrei. attaccato può fare anche gol. Sì, Lo so, ma sacrifici, io non ok, ma andrei. se vuoi sacrificare va bene, però amico mio bisogna anche andare a fare gol, attaccare, Secondo me, giustamente. non confondiamo, in mio parere, l'atteggiamento di uno che è altruista e lavora col corpo, oltre alle sue qualità, tanto corre, finisce che non ha più un centimetro di sudore, cioè non ha più una goccia di sudore, una goccia di sangue, e andare a fare la lotta, perché i Io giocatori sono devono... d'accordo con Bobo, però Cioè, io per me sono lui deve d'accordo. andare, Questo sto deve dicendo. Io dico la stessa cosa, eh. andare. Io Cioè, dico la stessa cosa. se tu vai al Bayern, ok, puoi andare via. Real, Barça, capito? City, non so, dico, posso dire United, posso dire. Occhio a una No, faccio squadra per che non stai dire, facendo, Bobo. no, o Liverpool, o questo, non lo so, dico dei nomi a caso, allora ti dico sì, vai via dall'Inter, ma sennò devi stare all'Inter, secondo me. Occhio al tuo amico, Mio amico. allenatore in Inghilterra. E chi è? Conte, chi è? Ci sta, cioè, capito? Occhio, perché lui l'ha avuto, gli piace tanto, e lì ti danno i Ragazzi, soldi veri e soprattutto. cioè tu dici va Lautaro e va Lukaku, tutti e due prende? Ma che Lukaku, Bobo, come fai a prendere Lukaku Non lo che so, l'ha. dicono... Il Chelsea l'ha pagato 115 milioni, questo qua c'ha ancora 4 anni a 15 milioni più bonus. Gliene danno Spiegami. lo vendono a 15 Ma milioni, il perché Tottenham, sì 100, che l'ha e 100 pagato. lo, 100 Ma va al Tottenham, fammi lo capire, prende. Non lo so, l'ho per buttato lì, far l'ho gol. buttato lì. Ma non gioco, non gioco. Alan va dal vostro, comunque. Al City? Sì. Dici? Dicono che già a posto, dicono, leggendo Chiaro, che è a i posto. contratti, già tutto a posto. Billions. Quindi ci Invece, sono i hai visto billions. già questi giorni qua un po' di robe che stanno venendo fuori, già è impossibile, rimane con Lewandowski. Lewandowski. Rimane al Bayern Monaco, ragazzi. L'ha detto Io Michele, il Khan l'ha detto, no? Khan, il direttore, Can, l'ha detto, bravo. vero? Bobo, io ho una Ferrari in mano, te ce l'hai dietro lì disegnata. C'ho una Ferrari in mano, cosa faccio? Prendo e per un anno in più di contratto, che cosa faccio? Ma non scherziamo neanche. Sarà un bel casino Bello, quest'estate. quest'estate è figo, dai, è divertente. Sì, sono dei giocatori in gran movimento perché Lukaku si deve muovere, in un modo o nell'altro si deve muovere. Ah, a proposito, Lele, hanno ufficializzato stasera Tenag al Ah, è Manchester United. fatto? Sì, è Cavolo, ufficiale. sì, te n'è andato. Tenag dell'Ajax ufficiale al Manchester United e lui si vuole portare dietro Timber, difensore forte, perché lui giovane, non me ne frega niente, è forte, è Anthony, quello che piace a noi, Lele. Però pareva, apro e chiudo parentesi, Lele, voglio e vogliamo fare un grande in bocca al lupo e di vicinanza a Cristiano Ronaldo dell'accaduto Cavolo. a lui e alla sua famiglia. Un abbraccio a Cristiano, alla Veramente, sua famiglia. veramente di cuore, gli siamo vicini. Sì. Mi piange il cuore a quello che gli è successo. Brutto. Un abbraccio grande a lui, alla sua moglie e alla sua famiglia. Veramente un abbraccio Sì, grande. e complimenti anche ad Anfield che al settimo Bellissimo. minuto hanno Ci applaudito sono i brividi, tutti. Lele. Ci C'ho i uniamo a brividi. queste manifestazioni d'amore e di rispetto. Bellissimo. Gli siamo vicini e gli Grandi. diamo un grande abbraccio. Poi tornando al calcio, pare che lui abbia detto che 6-7 giocatori devono andare, tra cui uno e Pogba. 16, Ma 17? 6-7. 6-7 Gli altri? pare. Ah,
Bobo, come fai? 6-7 di livello, perché tu devi togliere. Pogba, che prende 20 milioni. Pogba lo devi dar via. Maguire, spero. Maguire, che lo stanno minacciando, ecco, pare che anche lui è in vendita. Matic, Fred, pare che è uscito fuori anche il nome di Cristiano Ronaldo, ecco, poi non lo so se è vero o no, perché lui c'ha un anno di conto, però... È uscito. Ah, è uscito, ok. Ma lui voglia rivoluzionare tutto, però sicuramente vuole Anthony e Timber. E secondo me si riuscirà a portare anche Gravenberg. Sì, per me Gravenberg lo cerco. Esatto. Prova a portarlo. E per forza, Lele, il Manchester United 4-5 pezzi li devi prendere. Cavolo, perché questo, anche se è un punto interrogativo lì, vedi, è un casino il Manchester United. Vai lì, che tipo di calcio fai? Però, allora, se tu devi cambiare, devi intervenire nel panorama europeo, non possiamo non dire che la scelta è logica, è una scelta fatta, secondo me, a ragion veduta, esatto. E poi dopo ragioneranno sulla costruzione, perché chiaramente l'Ajax, per quanto faccia un calcio stellare, per quanto sia stata una squadra che, anche se uscita agli ottavi dal Benfica, ha proposto una fase gironi della Champions League clamorosa, uno dei calci più belli, eccetera, eccetera, rimane il campionato olandese un campionato di formazione. Bravo. Olandese, io avrei fatto un'altra scelta. Il campionato inglese è l'NBA del calcio, chiaro, quindi chiaro. Bisogna far diverso. Io però avrei fatto un altro tipo di scelta, Lele, siccome è un club molto 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 grande, ma grandissimo. Bravo. Storico, devi prendere dei campioni di prima fascia. Anthony non è che mi piace a me, io impazzisco. Timber, giovane, vai lì, può essere che 3-4-5 mesi non fai bene e inizi un'altra volta a lottare per il quarto. Hai ragione, Anto, però seguimi in questa cosa qua. C'è un momento che alle idee bisogna far seguire i fatti. Allora, se noi molte volte parliamo della nostra Serie A, che i giovani, dico chi la pensa in un modo, chi la pensa un altro, si dice che qua i giovani a 22 anni sono ancora giovani. Chiaro. Ok. E questa valutazione, che chiaramente era portata al Manchester United, arriviamo al massimo, perché è la comunità di tifosi più grande al mondo, quindi più seguita, la squadra con più seguito al mondo, il Manchester United, fuori discussione, e quindi l'esempio estremo, no? C'è una grossa contrapposizione, ma però noi guardiamo le grandi squadre, non hanno paura, cioè il talento ci scommettono, lo cavalcano, i grandi tecnici o, diciamo così, questi grandi progetti, sempre tra virgolette, però non siamo solo in Italia, alcune parole in Europa vengono un po' più rispettate. Cioè Pep Guardiola prende a 20 anni Gabriel Jesus, gioca meno, gioca tanto, però in questo suo percorso ha dato il suo contributo, ha vinto delle Premier League Gabriel Jesus. Foden, parliamo di un gran giocatore, gioca. Cioè Musiala, il Bayern Monaco, gioca. Anthony deve provare a meritarselo, se no non gli si deve dire è troppo giovane. Sai cosa si dice, Anto? Forse non è di quel livello, prenderlo o lasciare, si cambia. Cioè il giovane non può essere sempre una promessa fino a 25 anni, tanto è vero che davanti Pedri, Gavi, giocano. Chiaro. Ci stanno, si va avanti, non ci stanno, tranquillo che quelle squadre si guardano intorno, perché se no Anthony, per me, merita una grande squadra, top Europa. Si parlava di Leao diciamo che è un po' discontinuo, Anthony sta facendo il titolare nel Brasile, deve andare al Manchester United e devi meritarlo, e l'allenatore dovrà anche lui essere promotore, artefice, o eventualmente non in grado di far crescere Anthony del tutto. No, lui è, lo vuole. Ma io lo prendo, Timber lo prendo, Gravenberg lo prendo, giovani, sono forti. Joe Felix, perché in 2 anni deve giocare poco? E adesso però ti accorgi che è forte. Esatto. Gli va dato fiducia. Lele, il problema grande è un altro. Non capire o non sapere se questo allenatore è pronto per quell'ambiente lì. Lì è diverso. E questo Anto, la riprova ce l'avrai quando sarà lì. Esatto. Perché sappiamo tutti che è un'altra roba, no? Sappiamo tutti che è un'altra roba. Io avrei fatto una scelta in modo diverso, perché io poi non riesco a capire Lele dove andrà, Zizou dove andrà. Ti dico la sincera verità. PSG. Anche io penso. Io penso che lui stia aspettando Francia / PSG.
perché ti ripeto, può fare un calcio bello, meno bello, però è il più vincente negli ultimi 10 anni. Ha fatto un qualcosa di unico a Madrid, in un ambiente molto pesante come può essere lo United. È lì. Però poi allo stesso tempo si libera anche un grandissimo allenatore, eventualmente, Pochettino. Io, per esempio, lo United avrei puntato su di lui, Lele. È Ebbene, più logica la scelta, sai perché? no, ma ci sta tu tanto, è Perché stata mi piace come una allenatore, considerazione giusta. conosce l'ambiente molto bene, l'ambiente inglese, come si. E ha già lavorato in grandissime squadre con fenomeni. Io avrei scelto Pochettino. Nico? No, io penso che Manchester United è la panchina più complicata al mondo da allenare, soprattutto Dopo per la Ferguson, storia chiudere di al Madrid. Ferguson. Più dopo Ferguson, secondo me, più del Real Madrid. Beh, dopo Veramente Ferguson ha fatto, complicato. infatti, non ha quasi mai trovato quella continuità che speravano, quel progetto E hanno nuovo. speso, Certo. Hanno speso, Male. no, hanno cambiato allenatori forti, Van Gaal, hanno cambiato, hanno preso È Moyes, andato anche Mourinho. Mourinho, hanno cambiato in tanti, ed è l'unico che ha vinto un pochettino Mourinho. Però Raga, è vado via io. Ok. 2 ore, devo andare. Ciao Bobo!